Buonasera, mezzanotte 42, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con la politica. Si stringono i tempi per la formazione del nuovo governo. Oggi Di Maio ha fatto un passo indietro per la richiesta della posizione da vice premier. Poi ci sono stati una serie di discorsi tenuti sempre sui social sia da Conte che da Di Maio. Ha parlato anche Zingaretti. C'è ottimismo, si stringono i tempi. Dicevamo forse mercoledì potrebbe esserci già la visita di Conte a Mattarella con la lista dei ministri, salvo domani il voto sulla piattaforma Rousseau. Gli iscritti al movimento dovranno accettare o meno questo nuovo governo. E poco fa si è concluso un ultimo vertice tra Conte e Orlando e Franceschini per il Partito Democratico e Patuanelli e Spadafora per il Movimento 5 Stelle, nomi che potrebbero rientrare nel governo. Vediamo. Sciogliere gli ultimi nodi per arrivare al massimo mercoledì al Colle, sempre che domani la piattaforma Rousseau acconsenta. Il lunedì del quasi governo Conte comincia tra gli inciampi, tra Grillo che ancora striglia Di Maio, quei punti che raddoppiano come alla standa le brame di potere e Di Maio che a sua volta sfoggia in foto la ruota di pavone del governo che fu. Il Movimento 5 Stelle è in fermento, attende il voto di domani sulla piattaforma. Paragone canta c'è chi dice no, Vasco Rossi in persona lo sgrida. I fedelissimi del capo politico intanto ingrossano l'hashtag Di Maio vicepremier. Poi nel pomeriggio parla Conte. Ha appena incontrato le due delegazioni, ne esce pronto a fare la sintesi, anzi a spedirla in diretta Facebook a favor di Camera, a favore dei votanti di Rousseau, che sulla sua creatura di governo si esprimeranno. Tra gli accenti che il professore mette c'è la consonanza tra le parti, c'è il ruolo in Europa. Non ci sono mai andato con toni dimessi, dice, saremo in prima fila. Ci sono gli ammiccamenti programmatici ai due partiti, salario minimo, taglio dei parlamentari, strizzano l'occhio a Rousseau. E c'è pure l'invito a sognare in grande, quasi un eco dell'ultimo Grillo. Passa poco tempo e in video parla Di Maio. Ribadisce che Conte è super partes, parla di dignità da difendere. Poi però a denti stretti un nodo lo scioglie, quello finora più duro. Dice se il PD ha rinunciato al suo vice, il problema non esiste. Via libera al lodo Franceschini, insomma. Pochi minuti e la staffetta delle dichiarazioni passa a Zingaretti, che più laconico dichiara siamo ottimisti. Raccoglie insomma il passo indietro forzato di Di Maio. Si registrano passi avanti, infatti dice, si può lavorare all'assetto di governo, cosa che Conte fa con le due delegazioni a fine serata. Si parla di squadra alla luce della svolta di giornata. Domani pomeriggio poi nuovo incontro per affinare il programma, aspettando Rousseau. La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sul caso della nave Eleonore, l'imbarcazione della ONG tedesca Lifeline, che ha violato il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane previsto dal decreto sicurezza ed è approdata a Pozzallo, provincia di Ragusa, dove ha fatto sbarcare 140 migranti salvati in mare. Sempre in Sicilia, a Lampedusa, dopo 5 giorni di stallo è stato consentito lo sbarco per i 31 migranti rimasti sulla mare Ionio della Italia Mediterranea. La decisione è stata presa dalla Capitaneria di Porto per motivi di salute poco fa, però nonostante questa decisione anche la mare Ionio ha avuto la contestazione della violazione del decreto sicurezza bis. Domani a Londra riapre il Parlamento e riapre con la presentazione della mozione delle opposizioni che chiedono e presenteranno una proposta di rinvio per la Brexit prevista il 31 ottobre. Su questa legge il governo di Johnson dovrebbe essere sconfitto. Se dovesse essere sconfitto, il Premier sarebbe pronto ad andare ad elezioni anticipate il 14 ottobre, proprio il giorno che vede la chiusura forzata del Parlamento che ha chiesto la scorsa settimana alla regina Elisabetta. Un'opzione che il Premier non ha dichiarato ufficialmente, ma che avrebbe confessato ai componenti del suo governo che ha convocato oggi d'urgenza. Sembra essersi fermato sopra le Bahamas, dove soffia da 36 ore l'uragano Dorian. Soffia con venti che arrivano a 240 km orari. Nelle strade ci sono più di 2 metri d'acqua, 5 morti, tra loro un bambino di 8 anni. La sorellina è dispersa, le abitazioni distrutte sono più di 13.000, manca la luce, sono saltate tutte le comunicazioni. Dorian poi punterà verso la Florida, dove più di 1 milione di persone ha dovuto lasciare, hanno dovuto
dovuto lasciare le loro case. Anche se ha perso leggermente di potenza, l'uragano resta pericolosissimo. Sono stati chiusi gli aeroporti, sono stati cancellati i voli, evacuati anche ospedali e carceri. Anche la famosa Casa Bianca di Trump in Florida, il resort di Mar-a-Lago. Dopo la Florida, a rischio poi c'è tutta la costa est, dalla Georgia alla Carolina del Sud. Notizia di sport prima di chiudere: Mauro Icardi giocherà nella prossima stagione nel Paris Saint-Germain. È stata ufficializzata, questo accordo è stato ufficializzato in serata. L'Inter ha fatto sapere che l'attaccante argentino andrà al club francese a titolo temporaneo annuale, con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente, l'Inter ha fatto sapere che Icardi ha rinnovato il suo contratto fino al giugno del 2022. Mezzanotte 48, ci fermiamo qui. L'informazione, come sempre, torna domattina alle 7. Arrivederci e buonanotte.